Ciao a tutte ragazze, allora sono stata da Tigotà, velocemente vi faccio vedere la mia spesuccia. Ero entrata per comprare solo la sabbia del gatto che ho già disposto dove doveva andare, quindi con 2 euro, con 3 euro e 99 ho acquistato la sabbia del gatto della Friskies. Friskies? Sì. Mi sembra di sì. Prossimamente vi faccio vedere il video di Zo Plus, il prossimo ordine che faccio lì. Vi registro il videino perché me l'avete richiesto. Così vedete che le cose che prendo per Rambo anche per la questione reni, giù di lì. Poi ho comprato queste casse da bambino 2,99 della marca Eurospugna. Ho preso la 34-38 più grande perché quando le lavi diventano piccoline, dato che lei porta un 31, 30-31. Ho voluto prendere queste, sono carine, rose con i cuoricini e qui dietro ci sono le manine adesivo con la marca, la scritta Scalzino e dopo le lavo e le userà 2,99 euro. Poi ho preso un pacco di assorbenti a 3,49 della Ninersay perché di solito ultimamente sto utilizzando questi, anche se sapete che io utilizzo anche gli assorbenti lavabili, però quando lavoro mi piace essere più tranquilla e utilizzo questi qua. Ho preso quelli lunghi. I Lactiflex, ma quelli lunghi con le ali, che sono i Linese extra, extra lunghi. In offerta invece di 5 euro, 4,99, non mi ricordo adesso il prezzo di preciso, ho preso questo colluttorio dell'Oral-B perché scontato costava 1,99 euro, quindi ho preferito prenderne due. Menta fresca senza alcol, protezione gengive e smalto, protegge le gengive e aiuta a rinforzare lo smalto. Un colluttorio da 500 ml dell'Oral-B, mai preso prima, credo, in questo packaging qua, protezione gengive e smalto. Vi farò sapere come mi trovo. Poi ho preso 3 confezioni di questi panni della Braun che costano 2,50 euro l'una, ne ho prese 3 perché questi oltre ad essere igienizzanti hanno anche il 70% di alcol, quindi dovrebbero essere anche in grado di rimuovere germi e batteri, anche il coronavirus. Va bene per i carrelli della spesa, per il water, in tram, nella maglinetta del tram, le tastiere del computer, fuori casa. Io li prendo con me, fuori casa intendo che intendano anche il packaging perché è basso, è bello spesso, però è più piccolino e invece quelle della Braun che sono in assoluto le mie preferite hanno un packaging di solito bello grande. Comunque sono 16 panni, detergenti, tessuto biodisgregante, alta qualità certificata, tessuto senza plastica, la nostra scelta sostenibile. Ne ho presi 3, 2,50 euro. Non costano poco, però la confezione pack così mi interessa molto perché una la metto via che me la porto in vacanza. Così con 16 panni, se una volta al giorno devo dare una bella pulita al water e al bidet, perché andiamo in albergo, fa le pulizie, parliamone. Io vorrei tutto perfettamente pulito per me, ma anche per la bimba, insomma, per noi anche per la bimba. Superficie WC dice anche qua dietro, quindi faranno loro le pulizie, ripasserò, insomma, magari il lavandino no, però le maniglie, passerò prima le maniglie, poi il bidet, poi per ultimo una passatina anche al water, perché no? E appena arrivo me ne uso mezza, secondo me, per pulire tutto il bagno, però insomma, uno o due, se ho posto me ne porto due. Poi, e quindi ne ho prese, come vi dicevo, tre. Una in vacanza, una in borsa, perché quando Angelica andiamo in giro per i ristoranti, in giro fuori casa e deve fare i suoi bisogni di solidi, non riesce a farli da in piedi, invece la pipì la faccio fare da sollevata e quindi puliamo in modo approfondito se abbiamo il tempo disponibile, perché lei lo dice sempre all'ultimo momento quando gli scappa. E poi ho i coprivater della Coop che li devo riacquistare, quando li compro nei prossimi video ve li faccio vedere. Che sono molto validi perché oltre a coprire tutta quanta la tazza, che hanno una consistenza tipo un fazzolettino di carta, hanno anche una faccetta con gli occhi che si stacca, va messa dove cade la pipì, non nel buco perché in certi water rimbalzano l'acquetta, la pipì, che sono belli argomenti, nella ceramica e ha questa copertura in modo che gli schizzi non assorbano, non passano gli schizzi perché ci si può anche sporcare così. Quindi 2,50 quelli là. Bright Spot, ah sì, ho preso una di queste, vi faccio vedere sempre 2 euro, no, 3,10 euro questa spazzolina qui, 9 metri di spazzolina leve pelucchi. Poi ho preso una borsa tè, dove l'ho messa? Vado a recuperare.
ho preso questa busta termica piccolina che adesso apro e vi faccio vedere, scusate il rumore. 7,95 euro, è fatta così, è questo il modello, questo qua, è piccolina, è molto carina e ben fatta. L'ho presa piccola perché quest'anno, andando in collezione completa al mare, ci porteremo dietro, penso, solo da bere, e quindi inutile portare, se mi spiace, una borsa termica molto grande. Comunque questa è molto comoda anche se dovete andare da qualche parte e andate a fare la spesa, dovete prendere due surgelati o andate a fare un viaggetto, vi volete portare il pranzo dietro. Questa qua è piccolina, non ha la tracolla, sì, la tracolla è dentro, vedete, quindi è anche molto pratica da riporre. E poi è carina perché dentro ha anche questo comparto, se volete tenere qualcosa di diviso, oppure questo credo sia anche per infilarci i ghiaccini. Io di solito i ghiaccini li metto nel fondo, mi trovo meglio, o infilati qua e là, quelli piccoli delle vostre termiche piccole. In offerta c'erano anche quelli sempre da difficoltà, piccolini. E basta, ho preso questo colore qui perché c'era anche un altro colore, di questo qui grigio, ma è un colore molto chiaro, buttata in spiaggia sulla sabbia, butta di qua, butta di là, quindi si rovina. Le altre borse termiche che ho le butto perché non le sopporto, alcune non le sopporto. Mi è rimasta una enorme, veramente enorme, che ho, verde, che avevo preso con i punti della Coppa anni fa, e un'altra bianca che avevo preso sempre con i punti della Coppa. E quindi, no, non è vero, una l'avevo presa con i punti della Coppa, quella bianca, e quella verde acido l'avevo presa in Coppa, però l'avevo comprata, che mi serviva grande, perché quando noi facciamo le nostre scampagnate in spiaggia, che siamo via tutto il giorno, ci portiamo dietro la cofomera, quindi il contenitore per la frutta, il contenitore per la merenda, perché nelle borse frigo, ragazze, ditemi se è così anche per voi, si schiaccia sempre tutto e non si trova mai niente. Quindi se vi portate dietro, non so, le patatine, un pacchetto di crackers, così arrivate che è devastato. Quindi io ho comprato tutti quegli organizer, tutti quei contenitori, per fare in modo che poi stia tutto bello separato e bello protetto, in modo che non si schiacci. Anche se vi volete portare dietro un cioccolatino, ci vuole il contenitore, perché sennò lì dentro succede il disastro. Quindi 7,95. Poi ho preso due confezioni di questo gourmet qua, perle, pollo, rambola appena mangiato, come sempre, ne smangiucchia un po', poi lecca tutto via, tutto il suetto, e mi lascia la carne. Comunque per involerne un po', perché ho incominciato a mangiare un po' meno, e spero che, insomma, riprenda a mangiare. Mi ha detto la veterinaria di cominciare a mescolargli il cibo per i reni con quello non per i reni, perché ormai non lo sopporta più. Tanto per i reni c'hai i croccantini e mangia quelli. Dobbiamo farlo stribolare anche nei suoi ultimi anni, anche no. Poi ho preso i contorni occhi della Garnier. Allora, sapete che io utilizzo i contorni occhi di Oltresole, le maschere viso di Oltresole, però io per i contorni occhi, per le maschere, ho una malattia, quindi ogni tanto le compro e le metto là nella mia collezione, che ne sono veramente tantissimi. Poi quando li utilizzo mi rendo conto del perché compro quelli di Oltresole. Comunque vabbè, però dato che ogni tanto mi chiedete anche di testare altre cose, mi chiedete consigli, vi farò sapere. Comunque questi due io li compro ogni tanto, ve lo dico in tutta la onestà, Hydra Bomb della Skin Active, perché questi sono molto molto idratanti e sono antionchiaie, riducono le borse. E sono al succo d'arancia e acido ialuronico, e sono imbevuti, sono belli morbidi. Quelli del Tresone sono più acerotto, li trovo più liftanti, quindi io cerco di mescolare un po' le cose in modo di crearmi anche protocolli personalizzati. Insomma, 2,49 euro l'uno. Poi aspettate che vi faccio vedere le altre cose. Le mascherine Garnier. Ah, ok. Arrivo, Ora il B, era quello lì. Panni, igienizzanti, Friskies, dov'è? 3,97. Ah, qua. Ho preso a 3,97 euro questo qui, che era scontato del 50%, in realtà costa 7,95 euro. È molto carino, di Air Frozen. C'è il cerchietto con il fiocchetto, le due mollettine e quattro elastici. Per 3,97 euro si poteva super prendere, perché se comprate anche solo le mollette a parte costano così. Quindi quando ci torno, se ce n'è un altro, quasi quasi,
me ne prenderei anche un altro con dei prezzi così, perché no? Va bene. E poi ho preso queste mascherine che non riesco a trovare il prezzo. Ro Medical mascherina baby, 5 mascherine rosa per Angelica. Eccolo qua, 1,50 euro. Mi hanno regalato questi qui, che sono delle calamite tutte pacioccose, le faccio aprire lei. Collezione 15 amici di giungla e savana. Avevamo il lettore, no, boh, non mi ricordo cosa avevamo trovato. Un altro l'ha regalato alla nonna e questi due poi li attacchiamo. Boh, non so, per adesso li attaccati dalla scala perché non abbiamo tante parti metalliche da attaccarle. Poi c'erano tantissimi sconti, devo andare a dare un'occhiata al volantino perché ho trovato tante offerte al 30, 40 e anche al 50%, quindi super convenienti. Poi sono ritornata a struccarmi con le salviette struccanti gli occhi perché questo mese, oggi è il primo giorno che sto bene, abbastanza bene, all'80% diciamo. Ultimamente incomincio ancora ad avere il problema degli occhi sensibili. L'altro giorno mi sono passata molto vicino agli occhi il tonico e mi ha fatto un'infiammazione atomica e quindi insomma io che sono sempre di fretta agli occhi purtroppo me li sciacquo con l'acqua calda, tiepida, sciolgo il mascara, poi mi strucco con le salviette gli occhi. Poi con la detergente faccio il resto del viso. Quindi vi posso dire che queste qui hanno un ottimo ICI, ma non mi... gli uomini le ho provate, ma ho provato quelle forse all'olio d'argan o altre cose, o la mandorla forse. Questo qui all'aloe non l'avevo mai provato. Sono il tessuto di origine naturale, 100% biodegradabile, senza alcol, senza siliconi e senza PEG. Sono certificati CEA Cosmos Natur e sono provate dai dermatologi e cosmetologi Iveco. L'INCI non l'ho guardato, ma vedo la certificazione, sono ottime e infatti nell'INCI acqua aloe è al primo posto, poi c'è la glicerina, questo è un tensioattivo, questi vanno tutti bene. Vediamo un attimo. Benzilalcol, perché c'è scritto senza alcol, ma questo fa parte degli alcol buoni, quindi gli alcol grassi, e quindi possono scrivere per legge senza alcol anche se l'alcol all'interno c'è. Se non sapete di cosa sto parlando, andate a vedere, se mi ricordo ve lo metto qui sotto nel box informazioni, un video dove vi parlo degli alcol nei cosmetici. E vabbè, i conservanti, quelli che si possono utilizzare nei prodotti certificati naturali, come sodio benzoate e potassio sorbate. Vabbè. Sono profumate, questo c'è il profumo, però c'è scritto proprio davanti, sono 20 salviette che vanno bene per viso, occhi e labbra, quindi anche per gli occhi. Qua c'è scritto new, non so se sia new per me o anche per voi, proviamo. Poi, sempre per il discorso dei pecciocchi, ho preso anche delle maschere, perché sapete, come vi ho detto, che io ne testo, anche se poi alla fine torno sempre quando ce l'ho in faccia a dire meglio quelle di Altresole, vabbè, però ogni tanto io ho questa malattia, quindi le ho provate. Questa era la mia maschera preferita prima di provare la maschera perla di Oltresole, che la batte, però comunque è una buona maschera anche questa, della grande, sono tutte maschere della grande distribuzione, non professionali come quelle di Oltresole. Matte maschera rimpolpante monouso in tessuto, acido ialuronico, 3 pesi molecolari. HQ, non avevo mai visto che facesse le maschere in tessuto, finalmente si sono svegliati pure loro. Questa qui con l'avocado è nutriente, 97% di origine naturale gli ingredienti, è vegana e dà il 55% in più di idratazione, avocado e burro di karité. Questa qua rosina invece ha pelli secche sensibili, camomilla più fiori di loto. E queste due della Fria, questa qui l'ho già provata in passato, questa no. Maschera viso, acido ialuronico e miele, effetto nutriente, oppure effetto lifting, goji e melograno. Vi farò sapere, così la confronto. A me piace un sacco confrontare queste maschere con quelle del Altresole per vedere che effetto fanno e soprattutto per vedere anche la forma della maschera, com'è. Insomma, a me piace sperimentare su tanti aspetti. Però se dovete trovare, cioè usare delle maschere veramente performanti, comprate quelle di Oltresole che non costano tanto di più di queste,
Io queste le ho prese perché erano in offerta, se volete vi dico anche i prezzi, quelle della HQ sono in offerta 1,79, questa della Fria costano 1,85 l'uno, quella della Matte era in offerta 1,99, però ragazzi vi parlo dei prezzi, proprio di tutti i prezzi di tutte, sì. Di prezzi scontati, perché se questi hanno un gran sconto a prezzo pieno, costano come quelli di Altre Sole, praticamente che sono professionali. Vi consiglio, se volete la reidratazione, la maschera all'acido ialuronico di Oltre il Sole, che è quella platino, se volete dare elasticità e turgore alla pelle, quella oro che è alla bava di lumache, se invece volete qualcosa di anti-age, vi consiglio quella al collagene, che è la maschera perla. Questa è la mia spesa di attività, ho speso 56,99 euro e ho già 623 punti, poi vedremo che cosa farne più avanti. E niente, io vi mando un bacione, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale così non perdete le notifiche dei nuovi video, lasciate un like o un commento che mi fa sempre tanto piacere. Nell'info box dopo vi metto il riferimento al mio video sull'arco dei cosmetici, se vi va di andarlo a vedere, i miei riferimenti Instagram e Facebook se vi va di seguirmi, e la mia mail se mi volete scrivere in privato. Io vi mando un bacione, alla prossima, ciao!